Prima seduta di Consiglio Comunale, Antonella Coronetta, hai appena finito il tuo primo intervento di questo quinquennio, per te è la tua seconda esperienza nell'Assise. Oggi hai provato anche un'emozione particolare. Assolutamente, è una emozione che è come la stessa emozione che si prova quando si va il primo giorno di scuola, nonostante sono al secondo mandato. Oggi è un giorno, perché? Perché oggi è un giorno importante non solo per noi che ci apprestiamo, che ci siamo insediati e abbiamo giurato, ma è una giornata importante per la vita cittadina e per la città stessa, proprio perché grazie poi al funzionamento del Consiglio Comunale. E poi verranno approvati diversi atti importanti per la città, per la qualità dei servizi e per tutto ciò che i progetti e idee porteranno sicuramente benessere. E che dire, adesso tra poco si andrà a votare per la presidenza e vicepresidenza. La sottoscritta nel proprio discorso, proprio di apertura di discussione generale, ha fatto presente a tutto il Consiglio Comunale, anche alla Giunta e al Sindaco stesso, dell'importanza di ciò che è la democrazia. E in quanto democrazia dobbiamo avere anche il rispetto di quelli che sono i ruoli dell'opposizione e della maggioranza. Non esistono vincitori e vinti, esiste essere al servizio della città e farlo nella maniera più giusta. Come? Attraverso un dialogo, attraverso un confronto che non sia scontro a tutti gli effetti, che non porta niente a nessuna cosa buona, ma è solo sterile, ma nello stesso tempo l'opposizione ha un ruolo di pungolo, di stimolo e non può venire meno nel momento in cui ci sono situazioni poco chiare per quanto riguarda la trasparenza, la legalità e l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Questo è importante. Per quanto riguarda la Presidenza, sappiamo che il ruolo del Presidente non è appannaggio della maggioranza e anche di questa Giunta, ma è sicuramente un ruolo super partes e prestigioso che deve portare armonia, equilibrio e far sì che il Consiglio possa lavorare serenamente e ogni consigliere possa lavorare nel proprio ruolo e nelle proprie funzioni. Antonella Coronetta, un consiglio comunale abbiamo visto con tante donne. Sì. Tante donne, questo Forse è un è dato storico, eh? significativo. Forse è un dato È storico pur vero per il che consiglio comunale di Mazara. è un dato importante, ma comunque perché uomini e donne insieme nel loro ruolo devono appunto impegnarsi per la propria città. Ci sono anche consiglieri che nuovi, anche giovani, e questo mi fa piacere, come non in aula non ci sono più alcuni consiglieri con cui abbiamo condiviso gli anni passati e quindi si sente anche un po' di nostalgia. Lasciatemelo dire, io sono una persona che prova sentimentale da questo punto di vista, però si guarda avanti, si guarda in una prospettiva di futuro e di crescita per la città. Grazie. Grazie.